Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, iniziamo anche oggi il nostro incontro col Signore. Proviamo a immergerci dentro il mistero della Sua presenza nella nostra vita. Riviviamo questi momenti molto particolari della Sua esistenza. Siamo nella Settimana Santa e quindi stiamo percorrendo la strada che ci porta al Triduo Pasquale e anche oggi quindi sentiremo dalla parola di Dio un messaggio molto delicato, difficile, drammatico che possiamo accogliere e cercare di mettere nella nostra vita di oggi. Ci affidiamo sempre al Signore con tutte le nostre intenzioni, in particolare un ricordo per Cristiano di Cremona. Preghiamo per lui che sta affrontando la malattia e chiediamo davvero che le sue energie possano superare il virus. E preghiamo anche per tutte le persone che continuano a lavorare in prima linea, per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari e tutte anche le altre persone che sono coinvolte e che devono portare avanti un peso molto grosso. Ci raccogliamo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi alla tua famiglia, oh Padre, di celebrare con fede i misteri della passione di Gesù, tuo Figlio, nostro Redentore, per gustare la dolcezza del tuo amore e del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, in vano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore ed io era stato la mia forza. E ho detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
proclamerò, Signore, la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, Dio mi ha istruito e ancora oggi proclamo le tue meraviglie. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Salve, nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità, dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore. Anche oggi la parola è stupendamente ricca, direi che merita in tutte le sue tre parti, il profeta Isaia, il Salmo e il Vangelo, di essere affrontato almeno un po', e cominciare proprio dal profeta Isaia, il secondo canto del servo del Signore, testi stupendi, testi dove io invito a leggere la propria personale storia, anche se chiaramente questo brano a chi si riferisce,
al servo del Signore. E chi è? Gesù. E chi è? È ogni uomo che si vuole mettere al servizio del Signore. È per te, quindi. Pensare, ed è una cosa stupenda, perché strappi la tua identità a qualsiasi condizionamento umano. Strappi anche a te stesso, al tuo modo di pensarti, al tuo piccolo io che crede di capirti, di conoscerti, strappi l'origine della tua storia, perché fin dal grembo di mia madre il Signore ha pronunciato il tuo nome. Parlavamo già ieri sera del nome, e stasera aggiungerò qualcosa. Il nome non è solo una parola o qualche parola riferibile a una persona, anzi, pronunciare il nome vuol dire dare una identità che è l'insieme della tua persona, l'insieme dove c'è tutto della tua persona. Quanto abbiamo bisogno di una cultura diversa, di questo tipo di ispirazione per leggere le nostre storie personali, le storie di chi incontriamo e di chi incrociamo. Quanto siamo stati sviliti, cominciando da casa nostra, nel vedere le nostre vite, quanto siamo avvilenti veramente nel guardare le vite altrui. C'è un'interpretazione drammaticamente formale, funzionale, superficiale, una vergogna, uno schifo di società e anche di chiesa, perché con delle parole del genere qui c'è proprio il recupero del tuo mistero nel grembo di Dio, c'è il recupero della tua immagine e somiglianza di Lui, c'è il recupero di ogni essere umano con una storia unica, irripetibile, non misurabile, non paragonabile. Quanto abbiamo bisogno di scoprire questo modo di guardare noi stessi e gli altri. Quanto abbiamo bisogno di comprendere che ogni credente, ma ogni uomo in fondo, può ritrovare nel mistero di Dio la sua verità, la verità della sua storia, i significati della sua persona. E invece questo è stato brutalmente separato, è stato relegato solo a qualcuno, molte volte poi in una maniera abbastanza stucchevole. E invece tu sei intriso, bellissimo, fin dal grembo di mia madre, tu sei intriso della scelta di Dio, di un Dio che cerca di armonizzare, di comporre le tue parti, che non invade la tua libertà, ma che cerca di farti comprendere che tu sei suo, che tu gli appartieni e che giorno per giorno ti cammina accanto. Perché? Perché vuole aiutarti a non sprecare il dono della vita. La intenderei così, anche se questo testo meriterebbe assolutamente un esame molto più approfondito. Poi la bellezza del Salmo, quest'uomo che ne ha passate, eppure è qua ancora, che loda il Signore. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso, sentite che bello. È un linguaggio veramente del cuore, di chi sa che si può fidare del Signore. Liberami, difendimi, perché senti la propria fragilità. Sii tu la mia roccia, questa insistenza, la mia roccia. Una dimora sempre accessibile per me, fra parentesi. Hai deciso di darmi salvezza. Tu sei mia rupe, mia fortezza, parole che abbiamo già incontrato anche in altri salmi in precedenza. Liberami dalle mani del malvagio. La percezione che c'è sempre qualcosa che ti attacca o ti colpisce, può essere un virus come un terremoto, come altri esseri umani, ahimè. Sei tu, Signore, la mia speranza. Vedete, se un uomo, se una persona tiene queste parole nel cuore e le crede, santo cielo, ma chi ti ferma? Un virus? Non ce la fa.
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Sentite, quindi qui c'è un uomo che ha affrontato un bel cammino, ha percorso il viaggio della vita lungamente, non è uno sprovvedutello, uno così che ha ancora i primi passi e è uno che ne ha passati. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, cioè questa esistenza del grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Adesso c'è un po' fatica forse, però l'immagine che addirittura anche quando ancora non capiva era già sotto la protezione di Dio. Bellissimo. La mia bocca quindi racconterà la tua giustizia, cioè la tua legge, i tuoi comandamenti, le tue indicazioni, quello che tu dici, quello che tu sei. Ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare, finalmente. Finalmente una persona che capisce che non può dominare la fede, non può dominare Dio. Per quanto conosci il Vangelo, fai studi, leggi, fai quello che vuoi, preghi, ma non puoi avere quell'atteggiamento di dominio. Cioè, è una malattia molto diffusa, tutt'altro che leggera. Questo Dio che deve farci miracoli, che deve guarire per forza quelli che diciamo noi. Io non so misurare la tua salvezza, io non so misurarti, io non sono nessuno. Chiedo, sì, ma chiedo come così, proprio con il cuore in mano, ma non posso misurare queste cose. Non posso farti conti in tasca. Fin dalla giovinezza ancora mi hai istruito e ancora oggi proclamo le tue meraviglie. Però vedete, non c'è, quindi non si finisce con la preghiera. Aiutami e ti ringrazio. Non si finisce col battere il cartellino che si è andata a messa. Proclamo ancora oggi le tue meraviglie. L'esperienza cristiana non termina, come anche l'esperienza ebraica, in questo caso, non termina con un rapporto meramente interiore, ma diventa un annuncio ad altri che forse non hanno questo dono, non hanno sperimentato ancora questa esperienza di salvezza. Quanto è prezioso che tu sia vissuto e hai sperimentato un viaggio con il Signore, se hai sperimentato le sue meraviglie, le racconti, non le tieni per te. Ma è assurdo tenerle per se stessi. Veniamo al Vangelo. Ci sono tre momenti sostanzialmente. Il primo fra Gesù e Giuda, che qui ci sarebbe da approfondire molto e forse anche da rendersi conto di meccanismi che ci portano a pensare cose non proprio in linea col pensare comune. Prima di tutto vi siete resi conto che qui siamo nel contesto dell'ultima cena, cioè appena stata la lavanda dei piedi. E a quanto sembra, non viene specificato, ma Giuda è l'unico che riceve il boccone da Gesù. Fa la comunione, potremmo dire. Ma come? Con quello che aveva nel cuore, come minimo, si sarebbe dovuto confessare. Non era regolare, aveva già nel cuore, aveva già tradito Gesù. Quindi, eppure riceve da lui il boccone. Altri evangelisti dicono quello che metterà la mano nel piatto insieme alla mia. Qui invece è proprio Gesù che prende l'iniziativa nei suoi confronti. Questo è un elemento da considerare. Perché? E poi notate come lo chiama. Dov'è che? Adesso me lo sono perso. Comunque il concetto, forse dopo lo dice più esplicitamente proprio nel Getsemani quando arriva, amico. Se non sbaglio, è l'unica persona che Gesù chiama amico. Non ci sono altre persone che chiama amico. Con un bacio tradisci certamente, ma lo chiama amico. Collegherei questo aspetto con la seconda parte. Quando esce Giuda, Gesù se ne esce in un modo particolarissimo, stranissimo. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. E Dio è stato glorificato in lui. Se è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà. Da parte sua lo glorificherà subito. 5 volte la parola glorificato nel giro di 2 righe e mezzo. Come mai una cosa? Appena è uscito Gesù, appena è uscito Giuda. Come mai? Perché? Qui c'è probabilmente qualcosa di
più profondo che non si coglie subito, di primo acchito. Come dire, Gesù che dà il boccone a Giuda, al di là che poi Satana entrò in lui, al di là che lui uscì e che era notte, quindi la tenebra, al di là di questo Gesù dimostra a quest'uomo il suo amore. Amico con un bacio tradisce il figlio dell'uomo, dimostra ancora il suo amore. Qui c'è lo svelamento. Uno svelamento di Gesù, uno svelamento di Dio, del Dio di Gesù. Dio si rivela non come colui che uccide o giudica o condanna il malvagio, che condanna il cattivo, condanna quello che sbaglia, il peccatore, ma come colui che lo salva e lo ama. E qui ironia della sorte, e beh, sarebbe anche bello d'altronde, i famosi fai due miglia con uno che te ne chiede anche semplicemente uno, porgi l'altra guancia a uno che ti ha colpito quell'altra, ecco che qui si realizza davvero quello che Gesù diceva, quello che ci invita a essere, perché? Perché siete figli del Padre vostro, che è nei cieli. Qui c'è lo svelamento di Dio, questa insistenza nella glorificazione, perché se io amo quelli a cui, che mi vogliono bene, che fatica faccio? E lo fanno tutti, lo fanno anche i pagani, no? Ma se io amo chi non mi ama, ne parlavamo ieri sera, mi sembra, qui c'è un capovolgimento, dicevo, e c'è un invito a vedere che Dio non è come lo abbiamo pensato, come noi lo siamo portati a pensare, non è conseguenziale alle nostre idee. Uno più uno deve far due, no? Questo Dio troppo a immagine umana, ma nel senso proprio di questo io piccolo, stretto, rigido. No, qui c'è un Dio che ama il nemico. Qui c'è un Dio che si svela come amante del peccatore. Addirittura quando il peccatore lo colpisce, addirittura quando il peccatore fa sì che lui venga preso e ucciso. Lui ama Giuda e lo ha amato. Poi dopo certamente, in teoria sappiamo com'è andata, anche se poi non c'è tutta questa certezza. In effetti è solo Matteo che ci parla dell'impiccagione di Giuda, mentre già negli Atti degli Apostoli Luca dice le cose in maniera un pochino diverse e di fatto però c'è una certa difficoltà nel accogliere storicamente questi due messaggi. Di fatto rimane misteriosa la cosa. Ciò non toglie però che Gesù ha fatto dei gesti e si è comportato verso Giuda in una maniera effettivamente amicale, come un Dio che ama. E poi arriva Pietro, notate, ve l'ho fatto già cogliere altre volte, Pietro e Giuda sono sempre poco lontani, e Pietro che, come al solito, con tutta la sua generosità, tutto il suo stile molto molto umano, finisce sempre col fare delle figure barbine, darei la tua vita per me, altro che... E quindi cosa vuol dire anche questo? Significa che cosa? Che dobbiamo e che possiamo aprirci al Signore con una grande confidenzialità, con una grande fiducia. Intendo dire anche oltre e dentro tutti i nostri limiti, errori, la nostra pusillanimità e soprattutto la nostra bassa autostima, davanti a Lui tutto questo fiorisce. Davanti a Lui non importa, perché qua Gesù è costretto a rimettere Pietro, stai buonino, stai calmino, non c'è bisogno che fai Superman con me, non mi devi salvare, sono io che salvo te. Qui credo che dobbiamo veramente capovolgere il gioco. Non è stata Maria a ungere i piedi di Gesù, è stata la persona di Gesù a suscitare in Maria un simile viaggio, un simile coraggio, un simile comportamento. Senza Gesù, o se c'era un altro posto di Gesù, Maria se ne sarebbe stata lì buonina buonina. È stato Gesù la causa scatenante di quel gesto di Maria. È Gesù la causa scatenante per la tua libertà. La sua passione, morte, resurrezione, il suo donarsi per te, diventa per te un viaggio di libertà. Perché se tu prendi lui come riferimento, lui ti toglie tutta la zavorra
che ti è stata buttata addosso fin dal grembo materno. Chi ha orecchi? Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre, con bontà l'offerta dei tuoi fedeli. Tu che ci rendi partecipi di questi santi doni, fa che giungiamo a riceverli pienamente nel tuo regno, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, perché ci hai donato Gesù per svelare il tuo amore. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua, di morte e risurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario, l'evento stupendo della nostra redenzione. Per questo mistero di salvezza salietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi al Signore che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai chiamato qui, questa sera, alla tua presenza, a vivere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Affidiamo a te, o Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Aiutala a crescere nella fede e nell'amore, in unione al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Francesco e a tutti i nostri fratelli nel mondo. Affidiamo a te i nostri cari che hanno lasciato questa vita. E ti chiediamo abbi misericordia di tutti noi. Donaci di aver parte alla tua vita insieme a Maria, agli Apostoli, ai Santi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E con la fiducia che ci proviene da quello che abbiamo ascoltato, sia dalla prima lettura, il grembo materno, sia il Salmo, possiamo allora rivolgere, e sia poi il Vangelo, tanto più, possiamo rivolgerci con grande fiducia a Dio e chiamarlo come Gesù ci ha detto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da ogni male che abbiamo nel cuore. Donaci la forza di superare i turbamenti della vita e di vivere liberi dal peccato, nell'attesa di incontrare il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai donato la pace ai tuoi apostoli, guarda tutti noi e donaci la tua unità, la tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Padre misericordioso, questa esperienza, questo pane eucaristico che ci fa tuo commensale in questo mondo, ci doni una comunione sempre più grande con te, in Gesù Cristo, tuo Figlio, nello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Padre che nella passione di Gesù suo Figlio ha manifestato la grandezza e la diversità del suo amore, vi doni di gustare la gioia dello Spirito. Gesù Signore che ci ha salvato con la sua croce, con il suo amore in croce, dalla morte, vi conceda la sua vita senza fine. Voi che state seguendo Gesù umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione ed essere suoi testimoni. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane sempre. Glorificate il Signore con la vostra fede, andate in pace. Buona serata a tutti, ci vediamo alle 21:30. Buon cammino.